Intanto in coro una canzone di Mauro Gioielli, gli alunni della quinta di San Pietro Celestino hanno salutato la scuola che li ha formati e accolti nei 5 anni del ciclo primario. A salutarli anche il sindaco Luigi Brasiello, invitato personalmente da 2 alunni. E devo dire che questi ragazzi splendidi sono venuti ad invitarmi personalmente. È venuto Manuel, dov'è Manuel? Eccolo qua, e insieme a chi? Insieme a Davide, ecco, sono venuti loro due, sono entrati nella mia stanza, mi hanno detto: signor sindaco, ti invitiamo domani sera alla nostra recita. Io ovviamente ho detto: state tranquilli perché ci sarò. E il giorno prima, sempre era San Pietro Celestino, ma nella sua sede staccata di San Lazzaro, aveva organizzato una manifestazione gemella con cui gli alunni delle 2 quinte davano l'addio alla loro scuola e ai loro docenti. Lo hanno fatto sulle note di una canzone scritta e musicata dalle loro stesse maestre, dedicata alla Costituzione. Come ogni anno, alla fine le classi quinte fanno questo saluto finale. Qui a San Lazzaro il titolo è L'Italia tra note e versi, proprio perché riprende il percorso geografico che è strettamente legato proprio alle classi quinte, si studiano le regioni, però si è voluto quest'anno, proprio per facilitare e anche agevolare maggiormente lo studio di questa disciplina, con un percorso musicale, per cui i ragazzi hanno ricercato le musiche tradizionali e popolari di alcune delle regioni italiane, gli usi, costumi, anche con l'uso chiaramente delle tecnologie. In questo modo, legandoci anche a quello che è il nostro macro progetto di circolo, che è Scopriamo le Fate, cioè legalità, fantasia e tecnologia. Del resto, proprio riguardo alla legalità, anche i bambini hanno rilevato quali sono gli atti di legalità e di illegalità che purtroppo sono presenti sul nostro territorio. A San Pietro Celestino invece hanno presentato un altro spettacolo, che è una rivisitazione della fiaba Il Pifferaio Magico, però calata nel nostro territorio ad Isernia.